Fra tutte le emozioni, ce n'è una in particolare che non dobbiamo sottovalutare. Mi riferisco alla cara amica colpa, perché quando la colpa comanda, gli uomini obbediscono. Che cosa ti prende? Il fatto è che mi sento in colpa. Hope non merita di essere trattata così. Ha diritto di sapere la verità. Devo dirle che in realtà io sono Jake, non Blake. E se continuerà ad amarmi, sarà per la persona che sono e non per quello che rappresento. Buongiorno, signor Fink. Buongiorno, signor Fink. Salve. Vuole sapere una cosa? Questi nuovi auricolari sono assolutamente fantastici. Mi auguro che tu non abbia interrotto il mio momento di pace per parlare di elettronica. No, 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 non si preoccupi. Non c'entrano gli auricolari. Ho delle importanti novità. Ho scoperto che Jake sta fingendo di essere Blake e sta per fare una confessione. Una confessione? Fammi sentire. Voglio dirglielo. Sarà un duro colpo per lei, ma è arrivato il momento. Non può essere. Conosce la verità. Questa è la fine. Non ho più speranze. Voglio parlare con lei e non mi importa delle conseguenze. Che sta succedendo? Non funziona. Aggiustalo, per favore. Sì. Au! Ti ho detto aggiustalo. Ci sto provando. Il fatto è che non so come dirglielo. Di persona non ce la faccio. Stavo pensando di scriverle una lettera o un'email. Perché invece non fai un video? In questo modo Hope potrà vedere quanto sei dispiaciuto. Sarebbe un modo di parlarle senza farlo di persona. Ecco, li sento. È tornato il segnale. Ecco, tenga. La trovo un'ottima idea. È giusto che lo sappia dalla mia voce. Registrare un video è la cosa migliore. Niente ha più importanza. Non è possibile. Vuole registrare un video? Beh... E accusarmi pubblicamente in televisione? Questo mi annienterà. Oh, sono finito. Sono finito. Oh, no, 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 no. La tengo. Oh, la tengo. Oh. Decidí hoy te vas, no más dolor, no más llorar. Llego al final. Y ya no hay nada que decir. Abrí mi puerta y corrí hasta sentir que estaba lejos de ti. Se terminó, ya no va más. Lo decidí y hoy te signore! Ah, aiuto! Le onde! Mi stanno portando via! Qualcuno! Shh, mi aiuti! Ah, le onde! Stia tranquillo, signor Fink, non deve agitarsi. Ci sono io qui con lei e penserò a tutto. È a questo che servo. Tu non servi a niente, incapace. Oh, ascoltami bene. Devi assolutamente impedire a Jake di fare il video che distruggerà la mia reputazione. Joaquin Patrick Garrison Alistair Fink non può essere umiliato come un essere di poco conto. Sono stato chiaro? Oh, certo, signore. Chiarissimo. Le assicuro che quel video non vedrà mai la luce del giorno. Com'è vero che mi chiamo Cletus Mortimer Franklin Lacasse? Mettete subito al lavoro. Annie! Che cosa c'è, Offretta? Ce l'hai ancora con me? No, adesso non più. Sono soltanto un po' delusa. Che cosa vuoi? Ho saputo che stasera parteciperai a quello spettacolo che si chiama Radio, non è vero? Lo spettacolo si chiama Rodeo. E comunque, perché ti interessa? Potrei venire a vederti? Certo, può venire chiunque. Basta comprare il biglietto. Annie! Grazie per gli omaggi. Li ho ricevuti. A che ora comincia lo spettacolo? Alle 8 in punto. Non fare tardi. D'accordo. Come? Hai regalato i biglietti a lui? Certo, qual è il problema? Mi aiuta moltissimo da quando sono presidente del consiglio d'istituto. È sempre molto generoso e attento. Non come altre persone. Che tipo di video volete fare? Un video musicale. È un'intervista. A quale delle due bugie dovrei credere?
Scusa, Buddy, ma non possiamo dirti nulla. È un segreto. Spero solo per il vostro bene che questo non vi crei dei problemi. No! Ho deciso di registrare un messaggio, tutto qui. Sì, un messaggio che probabilmente creerà dei problemi a qualcun altro. Già, va bene, assicurati che non entri nessuno a disturbarci. Sì, signore. Ciao, Buddy, e Blake è in camera? Sì, ma non può entrare nessuno, sta girando un videomessaggio. Un videomessaggio? Sul serio? E per quale motivo? Veramente non conosco i dettagli, ma ho l'impressione che lo vedremo al telegiornale. Credo voglia parlare di corruzione o qualcosa del genere. Lui e Max mi hanno detto che questo porrà dei seri problemi a qualcuno. Corruzione. Seri problemi. Miranda! Che cos'hai, Jake? Non ti senti bene? Mi sento malissimo. Non posso credere che una ragazza riesca a farmi stare così. Hai per caso litigato con Annie? Peggio. Non fa che ignorarmi. Stasera c'è il suo spettacolo e non mi ha nemmeno invitato. Ah, tu devi andarci comunque. Per quale ragione? Chiaramente non le interessa avermi lì. Ah, mi dispiace, ma voi giovani d'oggi tirate i remi in barca troppo in fretta. Se solo sapessi tutto quello che ho fatto per conquistare tuo nonno, non ci crederesti. Ho in mente un piano che non potrà fallire. Vieni con me, forza. Fidati di me. Ho un piano perfetto. Vedrai. Blake ci ha tenuto d'occhio per tutto questo tempo. Sono sicuro che ha scoperto il nostro furto e adesso sta registrando quel video per denunciarci. Per favore, calmati, mi stai mettendo ansia. Ma non lo capisci? In questo modo ci manderà in prigione. Che musica compongo in prigione? Il rock del carcerato. Smettila, ti prego. Blake non può lanciare alcuna accusa senza avere in mano le prove. Una qualsiasi pagina di quei libri contabili contiene prove a sufficienza. È evidente che lo abbiamo derubato, Miranda. Molto bene. Allora dobbiamo accertarci che non veda mai quei libri. Allora, Buddy, devi semplicemente andare alla stazione di servizio e dare questo video a Hope. Ma se non la trovo, lo lascio a qualcun altro con un biglietto? No, meglio di no. Dallo personalmente a lei, altrimenti riportalo indietro. Ce l'ho fatta. Sì! Oh, la porta. Fatto. Missione compiuta. Oh, il suo segreto è salvo. Grazie a me, signor Fink. Grande! Mi merito un aumento di stipendio. O almeno una vacanza alle Hawaii, mi sembra il minimo. E intanto mi godo un po' di riposo. Ah, qui nessuno verrà a cercarmi. Ma che succede? Che sta succedendo? Al fuoco! Al fuoco! Prendi tutto fuoco qui dentro! Aiuto! Aiutatemi! Aiutatemi! Via, via tutta questa roba! Aiuto! Mi sono salvato! Sì! Ho vinto il fuoco! Sono indistruttibile! Sì! Fatti sotto! Oh, il video! L'ho portato con me? Dov'è il video? Oh, è rimasto dentro! No, non se ne parla! Non posso tornare lì! Oh, ma se mi presento senza il video, il signor Fink mi ucciderà! Oh, posso farcela! Sono indistruttibile! Sì! Ciao. Scusa, Blake è in casa? No. Perché? Perché mi ha mandato un DVD e volevo restituirglielo. Il DVD a cui ti riferisci è questo? Sì. E
L'hai già visto, per caso? Sì, certo che l'ho visto, anche se è un po' strano, dato che non ha niente a che fare con me. Oh, capisco. Ebbene, deve esserci stato un errore. Glielo restituisco io appena torna, d'accordo? Ci vediamo, grazie per essere passata. Ciao! Ciao! Hai visto il video che ti ho mandato? Certo che l'ho visto. Ma non ne capisco il senso. Che cosa volevi dirmi? Oh, beh, è piuttosto chiaro. Ti ho già spiegato tutto. Ma se hai dei dubbi, chiedi pure. Io risponderò alle tue domande. Perché non mi dici chiaramente quello che volevi farmi sapere? Non riesco a capirti, Blake. Pensavo che il video fosse molto chiaro. Buddy, scusa, ma quale video hai dato a Hope? Quello che mi ha dato lei. L'ho dato a me, io l'ho dato a Hope. Che strano, c'è qualcosa che non mi convince. Dov'è il DVD? Lo ha preso Bruno. L'hai dato a Bruno? No! È stato terribile. Un inferno, signore. Le fiamme. Il fumo. Le grida. No, non ci sono state grida, però. C'erano fiamme alte 6 metri. Dov'è il video che ti ho chiesto? Beh, signore, le giuro che ho fatto il possibile per cercare di salvare il video, ma disgraziatamente si è distrutto nell'incendio e anch'io potevo distruggermi. Mi sono anche bruciato qui. Guardi. Che cosa pensi di fare? Beh, ecco, volevo mostrarle la mia ferita. Non si spaventi. Non voglio che mi mostri niente. Sono stanco di tutte le tue scuse. Stanco! È così bella. Smettila di fissare quel poster come se fosse tutto perduto. Andiamo nel suo camerino, piuttosto. Devi vederla prima che inizi lo spettacolo. No, non possiamo, nonna. Ci manderà via. Ma figurati, per favore. Non avrebbe mai il coraggio di mandare via una dolce vecchietta come me che accompagna il suo adorato nipote. Vieni. Dov'è? Non lo so. Blake? Dov'è Bruno? Ha qualcosa che mi appartiene? Beh... Il DVD lo sta riportando indietro. Riportando indietro dove? All'emittente televisiva del signor Fink, destinato a lui, no? Bene, ora andate subito a nanna. Domani sarà un giorno impegnativo. Se qualcuno vede quel video ti troverà in guai piuttosto seri. Dobbiamo andare immediatamente a prenderlo. Buddy! Ciao. Annie. Guarda, li ho scelti io stesso. Ce n'è uno per ogni giorno di felicità che mi hai regalato da quando abbiamo iniziato, come dire, questa nuova tappa della nostra amicizia. Tieni, sono per te. Alan, non so dove metterli in questo momento. Potresti darli a mia madre, per favore? Grazie. Ho altri regali per te. Guarda, questi sono cioccolatini assortiti. Ci sono al caffè, alla nocciola e anche alla fragola. Tieni, prendine uno. Non fa bene ballare a stomaco vuoto. Per la verità, invece, è proprio a stomaco vuoto che si deve ballare. Mangiare qualcosa prima dello spettacolo o gonfia. Oh. Bene, allora ti lascio una crema per le articolazioni. Alan, basta, per favore. È meglio che tu vada via adesso, d'accordo? Io devo rilassarmi prima dello spettacolo e tu mi fai... perdere la calma. Va bene, solo un'altra cosa prima di andarmene. Ho preso 2 orsacchiotti innamorati. Visto? Hanno la A di Annie e di Alan incise sui cuori. La A di asfissiante! Vattene subito! Salve, sto cercando un mio amico. Lui... Bene, bene, bene. Guarda chi è arrivato. Uno degli adorabili fratelli Hill. Accompagnato dal suo migliore amico. Cosa posso fare per voi? Quello è il DVD che le ha dato Bruno? Sì, è quello il DVD. Ah, però appartiene al signor Fink. No, no, no. Appartiene a me. Lo abbiamo girato questa mattina. Potrebbe ridarmelo, per favore? Grazie. Perché prima non lo guardiamo? Così potremo stabilire se appartiene a te o a me. Devo andare a chiamare mio fratello. No, 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 non disturbarti. Lo chiamerà il mio assistente. Va pure. Da questa parte. Questa è la tua...